C'era una casa video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi ho deciso di fare dei disastri, però questa volta ho della compagnia. Nicole! Madonna, che tempismo! Salve! Buongiornissimo! Sì. Ma che bella casa! Che figo! Ma che bello di qua! Potete vedere? E quanto starai qui? Finché Dio vorrà e finché me lo permetterà il mio conto in banca, soprattutto. Io sono venuta a Milano a rilassarmi, perché a Padova non ce la faccio più. No, no, ma tu non ti rilassi, tu non hai capito. Oggi faremo tante di quelle robe che secondo me ti viene a piangere. L'ultima volta ti ricordo che ci siamo fatti un tatuaggio. Me lo ricordo. Qualcosa ci inventiamo. Me lo ricordo molto bene. Questa volta faremo un piercing. Me lo sento. No. Al capezzolo. Sì. Io che continuo a portarmi questa valigia in giro per tutta la casa. Dove posso accomodarla? La camera mia? No, teniamola con lei. Diamogli un microfono anche a lei. Secondo me ha qualcosa da dire. Signora valigia, com'è stata l'esperienza di questo viaggio? Una merda. Da, sapete che questi qua sono io e Ariana Grande? E la gente dice che sono Giorgio, il mio amico, e la Nicole. Ma insomma. Beh, potrebbe essere la Nicole. Guarda che ti sta venendo giù la luce. Eh no. No, 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 no. Presenza demoniaca. Comunque secondo me questa casa è già posseduta. Ma sì, è strano. Facciamo rituale. No. Ho già visto là una roba che non mi piace. Quello lì è il quadro maledetto. Non lo voglio più vedere. Sì? Grazie mille. Ciao. Sapete cosa faccio io con i coltelli? Niente, perché ho paura di usarli. Io martedì noleggio un furgone e vado a prendermi la mia merce, anche se non me la vogliono rilasciare. Ma tu? No, guarda che mi trovi sul giornale. Guarda che se non mi rilasciano una roba mi trovi sul giornale e te lo dico. Vuoi fare già? Lo so che vuoi fare la crisi, perché ti ho già capito. Beh. Ribaltare i tavoli. E se non te la danno? No, non esiste. Mi prendo quella di un altro. Se non so se lo sapete, ma la Nicola ha uno dei più pazzeschi brand di make up del mondo, che si chiama Pussy Power. Lei sta facendo tutto, ma voi dovete immaginare lei che impacchetta i pacchi degli ordini con queste unghie che di solito ma sono lunghe. Sono cortissime stavolta. Corte, ma come impacchettare dei pacchi con delle bacchette per il sushi? Stessa roba, fai tu. Tiki tiki tiki. Poi il profumo. Ma sono bellissimi i pacchi. Aspetta, anche un pacco. Grazie. È la tua copia. Tutto sporco del dopo coso. Dopo te l'autografo. Lo so. Io volevo aprire e dire wow. Aspetta, aspetta, allora rifacciamolo. Wow. Gianmarco Zagato / Ariana Ken / Ken. Ken. Madonna. È la vera più lunga del mondo. Thank you. Prego, lo so, signorina. Non vedo l'ora di scoprire qual è il segreto. Adesso te lo dico a te. Perché la gente deve indovinare il segreto, non l'ha indovinato nessuno tra una persona. Ah, allora fammelo leggere, vediamo se lo indovino. No, e dopo te lo dico. Esatto. Mi piacerebbe tantissimo. Tipo farmi una puntura e andare in letargo per almeno 8 giorni. Proprio tipo in cui proprio il cervello. Coma. Coma farmacologico. Si dice così? Mm-hmm. Ma proprio letargo, cioè sono viva, ma il cervello è spento. Basta, vorrei solo questo. Dopo ricomincio soprattutto. Ci salvi chi può. Sai che ho una bella idea di come poter fare? Aiuto. Cos'hai? Aspetta, aspetta, forse è qua nel giubbotto. Ah, eccola qua. Cos'è? Aspetta! Aspetta! Lindsay Lohan. Sandra Milo! Ma che bella! Sì, questa volta si fa Barbie e Ken in maniera seria. Devo mettermela bene, però questa volta si ma va così l'outfit. E si fa, ovviamente. La moda? Ho sempre paura. Oh, madonna. Ma è scoppiato il regno delle meraviglie di Barbie. Sì, guarda che belli. Queste le metto io. Wow! Wow! Ma anche il cappellino.
Barbie e Ken, passione balli maschera. Anche questo. Barbie e Ken, abbiamo scoiato un gattone. Barbie, passione cavallerizza. Che cavalca. E questo. Si dice cosa? Guarda quanto sono onti sotto. Che schifo. Non ho immaginato proprio nei cavalli. Ma c'è ancora Barbie e Ken, passione cacca di cavallo. Non dimenticare il tupè. Non dimentichi il tupè, signora. Non dimentichi. Raga, preparatevi, perché quando riapriremo questa porta tra 3, 2, 1... Bye bye! Ok, stop. Siamo sempre noi. Ma cosa sto collante? Che brutto! Sembri una ladra. Posso venire così? Ti prego, sì. Così? Hai 2 euro per rifarmi le tette? Dai, mandiamoci queste 4 strasse al mondo! Mi corri, fai paura! Perché sembri una Winx che è stata bruciata? Senti quando ti accanisci con le bambole e gli strappi i capelli! Un vestito? Un outfit? No, c'era una gonna... E poi? Ma madonna, ma è scoppiato l'armadio di Barbie qua! Questo è brutto. Non era come erano le teste. Ma posso dirti? Pensavo peggio. Sì, ma posso andare al bar così? Beh. Aspetta, ma dopo ero di questi. È il circo dei disagiati questo, no? Sì, ok, no, non si può vedere. Ma Nicole, per cosa li usi questi? Notturni. Siamo pronti? Questa è Barbie Ken, magia delle feste di Natale. Christmas edition. Questo è come camminare sulle ciabatte, faccio così, partono via, eh. Ah, ti piacciono i miei topi ai piedi? Sì, piacciono i miei mattoni. La sua borsa. Ah no, noi non paghiamo, siamo influencer. Esatto. Dimenticavo. Però dimentichi sempre. Andiamo in macchinina di Ken. Andiamo. Ma prendiamocene però le chiavi dalla macchinina, sennò andiamo da nessuna parte. Pippi pappi peribiva. Pum bam. Ma dov'è la macchina? Dove la porto, madama? In Duomo, grazie. In Duomo? Yeah, devo fare un po' di shopping. Possibile. Wow, hai visto? Tu me l'hai detto? È meglio senza luce. Sono volate poi le orecchie. Vabbè, dai, un momento un po' di brio per dare un po' di pepe a questo video. Lui ha rischiato di morire comunque. Chi? Quel tizio. Dovremmo spargere positività, secondo me, oggi. Infatti, oggi andiamo a fare la raccolta dei soldi. Differenziata? Sì. Io ho di plastica. E tu pure, con tre carini. Benvenuta, principessina. Sei pronta per fare la regina? Prontissima. Noi siamo venuti a fare il circo, non so se vi è chiaro tutti quanti. Beh, io mi attacco qua un pochino, perché non so queste scarpe... Sono tipo come avere dei grattacieli. Guarda quanti sbarlucci! Oh, che belle! Guarda che queste scarpe qua non sono tanto diverse da come ti sei vestita te oggi, eh! Anche quelle lì con i fiocchetti, le luci, i sassi, Babbo Natale, le renne, gli alberi. Chapeau, RS6! Oh. Scommetto quello che vuoi che succederà per ogni singola macchina Audi che passerà adesso. Guarda! Cosa? Un'altra macchina! Guarda, sì. Un'altra! Le macchine esistono, eh! Questa è Porsche GTS e adesso arriva il pattume. BMW! Ma non è vero! Guarda! Che bambina! Guarda. Bellissima! Ma si può aprire? No! Chapeau. È cotta legna. No. Se Marco ti chiederà qual anello, questi no.
Ah, Marco è il suo ragazzo, giusto per fargli sapere. Che anello devo dirgli? Anello a goccia. Ma lo, goccia. Ma lo sa molto bene. Marco, anello a goccia, quanti carati? 2. Io mi accontento di un serpente di Bulgari. Che 40.000 euro? Esattamente. Ok. Io l'ho detto, chi me lo regala lo sposo? Chi se ne frega? Per portare la madama d'ore. Se qualcuno volesse regalarci dei diamanti, noi siamo qui disponibili a dire di sì. Dei diamanti da almeno 4 carati, se no tienteli pure. Ma guarda che sei un carato, prendi su che poi se ce li vediamo. Donatella, andiamo da Prada. Questo è quello di Versace. Donatella, sei lì? Donatella, cara, come va? Diglielo. No? Vive nei tombini. A me sta un po' piovendo nella faccia. No, ma adesso devo riparare da Prada. Vamos. Oh, ho tanto caffè. È arrivato il circo? No, è arrivato il circo! No, ma ditemi, vi siete incontrati per caso? Ma ti pare? Ti immagini che ci trovavamo per strada vestiti così entrambi? Ma anche tu, pagliaccio, oggi, sì! Per mettere la tua dignità là dentro, forse. Guarda che hai il... Guarda, si abbina e scalda orecchie. Ma questa qua cosa serve? Si possono staccare, diventare due. Sì, ma cosa me ne faccio? Ma che te ne frega? Puoi metterci le cose? Non ci metto qua dentro. Le cose? Le caramelle. Ma non hai capito. Ti piace, Nicole? Anche questi. Bella. Cioè, questa è proprio solo inverno, tipo sta stagione qua. 3.000 qualcosa? Beh, ma non costa tanto. Che bello. Nicole è stupenda. Nicole? Yeah? Quando è che diventi plurimilionaria e mi fai dei regali? Manca poco, amore. Manca la mia iscrizione a OnlyFans, dopo tutto quanto fatto. Quando è che cominci a fare il mignottone? Guarda, mi ci vedresti bene? Sì, vai. Vai, di più, un po' di più. Ecco, esatto, sì, così. Vai, secondo me sono 10.000 euro fatti questi. Così. Devo trovare una maniera per fare i soldi, te comunque te lo dico. Sei pronta a spendere tutte le tue migliaia di euro? No. No, non ci passa neanche con sta parrucca. Nicole! Oh no, ho perso. Ma dove vado con quello lì? E invece con quello lì dove vado? Scusa, Con quello vado in discoteca, ma con quello dove vado? A letto? Tu con la borsa. Vestito così mi piace più l'altra. Ma davvero? Confermato. Vai, voglio lo specchio. Basta, top, ce l'abbiamo fatta. No, guarda che bella che questa. È bella da Ken. È molto da Ken questa, mi piace. Questo colore ci sta da Dio. Andiamo. Ma no. Salve. Oh, wow. Siamo usciti. Però sai cosa mi dà fastidio più di tutti? Il fatto che siamo qua e io vorrei che ce le regalassero ste robe, perché siamo influencer, insomma è il nostro diritto. È il nostro lavoro. Cioè il nostro lavoro che tu ci regali le cose, noi le guardiamo e facciamo vedere agli altri. Facciamo vedere agli altri, cioè così funziona la regola. Anche io vorrei piangere così in questo momento. Viene proprio da piangere. Guarda il circo, guarda il circo che ti passa. Guarda, c'è Barbie. Barbie, magia delle fate. E pipì papà pererirà e il nostro ball è proprio bello, visto? È finito! Adesso piange dalla paura secondo me. No. Guarda, è tutta di plastica, sai? Com'è il ball? No, non è vero. Ma no, in realtà è proprio la verità. È tutto finto qua. Ciao! 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 Insomma, un po' schifato. Ma non importa, l'importante è che non pianga più. No, infatti abbiamo risolto un problema. Ehi, abbiamo fatto buone azioni a Natale, Nicole. Ma tu hai visto come ci guardava? Così. Così. Secondo me è rimasto zitto perché ha detto Madonna. Mi picchio e adesso comincia a piangere di nuovo. Non meglio che diventare come quelli lì. Andiamo sotto di qua, va? Sì, va. Tu immagina mio figlio, sarà sempre così. Madonna. Allucinato. Povero bambino. È come avere Peppa Pig costantemente a casa. Sarà io a farti la genitore. È come avere una mascotte tipo. È là. Però, oh, senti, posso dirti una roba? A me piace tutte queste robe qua. Tutto bello, tutto bellissimo. Ma io sono stufo di pagare, non voglio più pagare niente. Dobbiamo chiedere collaborazioni in giro. No, dobbiamo fare dei soldi. Collaborazioni in giro.
Cosa si fa a Natale per recuperare dei soldi e non vuoi lavorare? Beneficenza. No. Sì. Noi andiamo in giro e secondo me qua c'è un sacco di gente che mi darebbe soldi per rifare le tette. Vuoi vedere? Dici? Sì. E poi quello che raccogliamo lo doniamo. E sarà un'opera pia per il Natale, guadagneremo il paradiso anche perché andremo sicuramente all'inferno. Magari 2 settimane in paradiso ce lo fanno fare. Tipo vacanza, tipo sì. Prova. Tipo gratuita. Dai, hai fatto un po' di beneficenza. Quindi come facciamo? Raccolta fondi, tette nuove. Ok. Così? Sì. Adesso dobbiamo metterci un angolino e sperare che qualcuno accetti. Oh, dobbiamo stare fermi noi. Tirare, ma dobbiamo avere un sacchetto. Per cosa? Una scatola per raccogliere, dove li mettiamo? Le mie tasche, svegliati. Ma è troppo losco. Vai. Donate. Donare. È un'opera pia. Sì, ma nessuno dona. Che cosa vuoi? Ne ho più bisogno io di te. Donate voi a noi. Donate per le tette. Sì, non abbiamo tette, sennò per cosa? Non per abbiamo... Ariana Grande. O per Ariana Grande, decidete voi. Questa location è troppo povera. Forse dobbiamo cantare. Ok, cosa cantiamo? Raccolta per... No, una canzone di Natale. Ok, vai. E we wish you a Merry Christmas. Santa, tell me, I really care. You make me fall in love with it. We'll be with Leslie. Santa, abbiamo anche il coro, guarda. Loro sono i Jonas Brothers. Vuoi donare? Beh, posso dirti una roba? Meglio così a sto punto. Ariana Grande. Change. Facciamo una canzone di Ariana Grande. Vai. Quale? Santa, tell me. Donate per le tette nuove. Ariana, per Ariana Grande, dipende quello che volete. In base a dove lo leggo. Donate per Ariana Grande, donate per le tette, donate per la mia sanità mentale. Come andiamo. In questo bar è su tutta quanta rosa, quindi non dovrei pagare. Ah, ok. Ci avete riconosciuto? Sì. Secondo me sì. ND. Nicole. Nessuno. Vai culo. Barbie can. Santa tell me if you really can. Wow, questo tavolino. Che bello. Merry Christmas. Merry Christmas. C'è Enzo. Corina. No, la L di Corina. Ma come Corina? Ma tutti questi fiorellini si mangiano? Sì. Da cosa sanno? Da fiori. Salsiccia! Salsiccia, pomodori, bacon, pollo, avocado, uovo in camicia. Pansetta, dove? No, pansè. I fiori sono i pansè. Assaggiamo, vai. Vai. Aspetta, no, gling gling. Aspetta, a chi brindiamo? Ad Ariana Grande. È vero. Oh, Ariana Grande. Come ti senti? Deliziosa. Delicious. Questo posto tutto pink mi fa proprio sentire nella casa dei sogni di Barbie e Ken. Oh, che bello! Ma che bello! Guarda qua la tortiera. Eleonora, Lorenzo e... Corina. Dillo che è buono. È pistacchioso. Che buono. È buonissimo. Perché nessuno vuole pagare per le mie tette? È quello che mi chiedo anche io. Perché nessuno vuole pagare per il mio psicologo? Io l'ho detto. Manca il cestino perché non sanno dove mettere i soldi. Bye. È notte. Fatto. Perché è notte? Anche prima era notte. No, ma adesso è notte good night. Adesso è la notte per chiedere le cose un po' più sconce, tipo le tette rifatte. Hai preso dei pasticcini. No, ho preso la scatola vuota. Ma così chiedi la carità, capito? Sì, mi piace. Poi è rosa, pazzesca. Guarda com'è abbinata per chiedere la carità. Dai, che top. Che bello. Questa scatola costa comunque. Anche secondo me. Secondo te chiediamo loro informazioni dove fare l'elemosina? Delle tette. Delle tette? Hai il cartellone delle tette? Certo che ce l'ho il cartellone delle tette. Top. Cioè, pensaci, dov'è che si fa la vera carità a Natale?
Alla carità. No! Di chi è il compleanno? Di Gesù! Di Jesus Christ Superstar. E qual è a casa sua? In chiesa. È esattamente, lì che si fa la carità. Dobbiamo andare nella più grande chiesa d'Italia. E dov'è? Ah no, la seconda più grande. Duomo di Milano! È una chiesa? Oh santo cielo, siamo messi veramente... È una chiesa il Duomo di Milano? No, guarda che grande questa roba, Signor parroco! Vado più veloce camminando che correndo con queste scarpine. Madonna! Secondo me io avrò tirato su tutta la melma possibile e immaginabile. Che schifo, con quei topi. Dopo li buttiamo nel bidone, cosa dici? Guarda i mercatini. Wow. Dovremmo sa, anche, noi, anche noi abbiamo la nostra banchetta. Eh? Cosa che abbiamo? Abbiamo anche noi il nostro banchetto. Ah, è vero, facciamo anche noi il banco. Magari se qualcuno viene qua facciamo così, ok? Dai, vediamo se qualcuno viene. Ah, guarda! Siamo arrivati al punto dove dovevamo venire. Ah, al nuovo. Ecco, vai così. Ora cantiamo. Superstar. VVS. I say guest. È la gang del bosco. Siamo qui. Siamo qui con la gang. Basic the way. Senti che cantanti nati che siamo. È vero. Ok, prendiamo la nota. Tu devi andare alta però. Ok. La. Tu la. Ti sono... di cosa non ci mettono i soldi, noi cantiamo però non ci servono niente. Grazie mille. Io proverei in galleria perché vedi che là è tutta quanta là il pubblico. Andiamo in galleria. È il pubblico là. Il pubblico è là. Vai. Non ce la faccio a correre. Corra ora perché non abbiamo più tempo. Ho tutte le scatole. Il Natale sta passando e cioè a noi serve un miracolo. Sono come te. Siamo a te, sposavi. Lo so. Oh madonna, oh no, tutto il capezzolo fuori. Quelli dobbiamo rifarle, non esatto. Mostrarle, è molto diverso. Dobbiamo chiuderle dentro a qualcosa. Secondo me c'è una difficoltà di base. Chi raccoglie soldi ha sempre una buona causa. E ho paura che queste tette sono già rifatte, Nicole. Ma una seconda volta. Ah, non dici tanto che. Le canzoni della grande io non le so, mi invento le parole. No, dobbiamo pensare a un'idea, serve un miracolo. Ce l'ho. Voglio fare una canzone come le tue. Tu sei un genio. Tu sei un genio. Facciamo una canzone. Davvero? Io non so tanto brava, però ci proviamo. Ma neanche io non so cantare, ma io ho fatto solo canzoni. Ma tu ne hai fatte tante, sì. Facciamo una canzone. Ma una canzone di Natale? Sì, subito però. Perché però i soldi li teniamo a noi perché non voglio dargli agli altri. Cioè ci ma che soldi vuoi guadagnare che non ci ascolterà nessuno? Però almeno lo sappiamo. Allora ce la inventeremo, possiamo andare domani. A Roma a registrarla. Siamo a Milano in tutto questo adesso. Prendiamo un treno. Avremo dei soldoni veri, sarà la nostra nuova carriera. Ci inventeremo una cosa, diventeremo delle star, andremo sui palchi a San Siro. Con Blanco, me lo sento. Sai quanti soldi che si fanno con i biglietti di concerti? Tu non puoi capire. Sì. Cioè dobbiamo lì registrare la canzone il giorno dopo fare il video musicale. E il testo? Tu esprimi un desiderio sotto questo albero e qualcosa succederà. Cabeo Gesù. Ah, dobbiamo dire la preghiera? Ah sì, beh, per forza, no? Io la canto solo in aereo, le preghiere. Sappi che lo faremo veramente, eh? Io non vedo l'ora. Io non vedo l'ora di avere la mia canzone su. Comincia già a esercitarsi e a riscaldare la voce. Per? Andare a prendere i soldi poi. Sai quante borse di Prada che ci compreremo?
Se ci piace sta roba è un po' assurda. Noi siamo partiti per fare i deficienti, siamo finiti a Roma a registrare una canzone. Allora raga, il progetto sta andando avanti e in maniera incredibile. La canzone sta venendo molto bene. Ma è super figa, è bello che il fatto che tutto così inventato all'ultimo a me non dispiace. No, io no, ma raga, sapete che la Nicole è brava? Ma non è vero. È bravissima. Cioè, il suo unico problema era tipo dirgli: Nicole, devi ridere quando registri. Solo che ha avuto un momento dove c'era Amia che si era posseduta di lei e diceva tanta. Cos'era? Un problema, disagio. Disastro. 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 Totale. Totale. Disastro totale. Sei un disastro totale. Spendo, spendo, spendo tutto quanto il cash. Dovresti farti curare. Come fa così? Pazzesco. Mi fa sentire grande come Ariana. Ma che titolo gli mettiamo? Non abbiamo un titolo. Non c'è un titolo? Allora, io per se fosse Natale, tra parentesi, io per te. Perché Natale così? Scartami. Aprimi. Aprimi a Natale. Aprimi a Natale. Aprimi a Natale è strong. Aprimi a Natale è bello. Aspettami un attimo, metto una roba. A me serve un video musicale. Hello guys, allora oggi siamo nel set di Vuoi aprirmi a Natale? Non abbiamo ancora mezza idea di quale sarà il titolo in realtà della canzone. Spoiler, lo scoprirete domani perché il video sarà online domani. Quando voi vedete questa cosa domani online è il video musicale. E soprattutto, chi se ne importa? Perché c'è Ariana Grande. Ariana Grande che si sta facendo i suoi capelli. I capelli beach wave. Allora questa qua è la controfigura di Nicole. Plastica e extension. Non si vede la differenza. Ciao Nicole, come va? Vai a cagare. Ci vorrebbero tutte le piume. Non tirarmele in faccia perché mi resta la faccia lì attaccata. Non so se lo sai. Sapete che la Nicole ha un nuovo gatto e mi fa, si chiama Scoreggina. Scoreggina, e al veterinario devi dire Regina. Togli il sco. Perché si vergogna? Perché è una scoreggina piccola. È una scoreggia con gli occhi. Io pensavo che. Perché pensavo fosse pedomane io. Ma no! Ah no! Scoreggina perché. Basta, playback! Via! È arrivata la strega! Perché io ho fatto le mani? Non so cosa sta succedendo adesso. Siamo dentro dei sacchetti. Siamo il vostro regalo di Natale. Merry Christmas. Merry Christmas. Guarda, siamo in montagna. Questa è la nostra montagna. Voilà. Andiamo sulla neve. Andiamo sulla neve. Wow. Che freddo. Che freddo. Bravi! Però per voi non è finito perché vedrete il video tra 3, 2, 1. In realtà è domani. In realtà è domani, raga, non te lo vedere. Tomorrow.